Secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, più di 12 milioni di persone nel mondo sono sottoposte a sfruttamento lavorativo. Un dato impressionante, soprattutto se si considera che l'80% delle vittime sono donne e in più del 50% dei casi si tratta di minorenni. Per contrastare questo fenomeno, diffuso soprattutto nel settore edile e industriale, ma anche dell'agricoltura, della ristorazione e dell'assistenza alla persona, da Napoli è partita la campagna internazionale di sensibilizzazione Apri gli occhi, un'iniziativa che si inserisce nell'ambito del progetto europeo Mirror e vuole far riflettere, attraverso 6 spot diffusi in rete e distribuiti ad enti pubblici e organizzazioni sociali, sul tema della tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sul lavoro. Dire no, cercando di evidenziare quelle che sono le forme di sfruttamento fino al vero e proprio schiavismo, tenendo conto di un fatto che la legge prevede che chi è in condizioni di sostanziale schiavitù, di sfruttamento sul lavoro, ha diritto a un permesso di soggiorno. Ecco che questo non deve diventare un grimaldello per permessi di soggiorno automatici, diciamo così, però ci offre una riflessione molto attenta. Qual è il confine tra un lavoro in qualche modo accettabile e un lavoro imposto? Presentata contemporaneamente in Spagna, Belgio e Romania, la campagna si avvale del patrocinio del Comune ed è realizzata in Italia dalle Opere Riunite Buon Pastore, l'Associazione On the Road e dalla Cooperativa Sociale Daedalus. È più facile ottenere un permesso di soggiorno per altri tipi di, come quello per minore età, per quanto riguarda i minori, piuttosto che ottenere quello per vittima di tratta, che è molto più complicato e molte volte gli stessi operatori sociali, visto che si è in presenza di minore età, preferisce prendere la via più semplice.